Buongiorno cipollini, oggi parliamo di dolci, più nello specifico di un bel pancake, il Fuji 27mm f2.8. Partiamo dal concetto di questo cosino qui. Questo è un obiettivo dedicato, secondo il mio punto di vista, ai reportagisti e agli street photographers. Vi caccio subito ogni dubbio, così se avete qualche prendete, potete proprio skippare il video. Se lo volete per video, evitatelo. Non è un obiettivo per video. Intanto perché ha una ghiera che è più piccola di un mignolo, ha una ghiera microscopica, per carità fluida e comunque continua, quindi in qualche modo usabile e manuale, ma è attaccata al corpo, è inusabile dal punto di vista delle mani, a meno che non hai le mani di uno scheletro, non c'è, hai difficoltà, quindi assolutamente no per video. L'autofocus è abbastanza veloce, per carità, però continuo, è un disastretto, cioè disastro no, però comunque un continuo hunting alla ricerca di cose da mettere a fuoco, quindi il tracking in video è impensabile, possiamo usare ecco questo termine, impensabile. In manuale è va bene, come funziona, per carità, ma è di una scomodità ignobile, è proprio di una scomodità ignobile. Detto questo, qui finiscono i contro di questa lente. Ebbene sì, questa recensione parlerà positivamente di questo obiettivo qui. Di cosa stiamo parlando? Di un cookie. Me lo mangio, no? È un obiettivo costruito in metallo e plastica di qualità ed è assolutamente bilanciato su qualsiasi macchina lo si mette, anche perché pesa 78 grammi. Quindi di base è come non averlo, cioè è come avere il corpo della macchina in mano e basta, quindi per forza è bilanciato con qualsiasi cosa lo metti, perché il peso della camera è più 78 grammi, quindi quasi nullo, è piccolissimo, entra in tasca, veramente portabilissimo, ma non è questo che lo rende un obiettivo professionale, per come lo vedo io, per usi professionali, tipo reportage, tipo anche qualche ritratto, ma soprattutto per street photography. È un obiettivo estremamente nitido per quelli che sono i test che ho fatto. Parliamo un attimino di prezzi, però. Su Amazon lo si trova in due colorazioni, nero e grigio. Per qualche strano, magico e arcano motivo, nero si trova intorno ai 315 euro, link in descrizione. Grigio oltre 430, non so, forse questo colore utilizzato del cobalto al suo interno, dell'oro bianco, non lo so di come è possibile che ci siano più di 100 euro di differenza solo perché è grigio. Forse è più raro, non lo so, però purtroppo bisogna tenerlo in conto. Ma io odio gli obiettivi grigi perché li reputo un pugno nell'occhio incredibile, anche su macchine color grigio, comunque a colori chiari mi piace più il nero, perché il nero sta su tutto. Quindi comunque non è proprio un obiettivo economico, nel senso, uno potrebbe dire sì, ma è, cioè, non lo so che è, una la rodella di uno skateboard, ma come fa a costare così tanto? Perché costa così tanto? Allora, Fuji, facciamo questa premessa, ci ha abituato nel tempo ad avere corpi macchina tutto sommato accessibile, ci siamo fatto per il medio formato, ma là non ti pone il problema di spendere 10.000 euro per un corpo macchina, e lenti che hanno due indirizzi commerciali. Faccio un esempio, c'è il 50-230 che ho recensito, vi lascio la recensione da qualche parte qui sopra, che è una lente che trovo strabiliante per quello che costa, nulla, proprio te la lanciano addosso per quanto costa poco,
e fa il suo dovere alla grande, proprio in maniera egregia, ed è una lente economica. Ovviamente ha tutte però le cose delle lenti economiche, quindi ha delle aberrazioni cromatiche importanti, ha una resistenza ai flare un po', diciamo, scarsa, e però finisce là sostanzialmente, costa veramente poco. Questo è un obiettivo che, per quello che è, potenzialmente costa, è costoso. Non è costosissimo, ma comunque è costoso per quello che è, perché ci tengo a ripeterlo, cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, è grande quanto è grande come un orologio, è come avere un orologio in tasca. Cioè non stiamo parlando di una cosa enorme, però ha delle prestazioni mannaggina. Partiamo dal fatto che ha 7 lamelle, infatti il flare è molto bello e controllato, ha un flare comunque con la stellina, essendo dispari le lamelle, abbastanza caruccia, mi piace parecchio, forse un po' troppo, ma l'ho utilizzato senza paraluce e quindi comunque ci può stare, però di base ha 7 lenti al suo interno divise in 5 gruppi. Ha un diametro, va bene, di 39 mm, questo è giusto saperlo per chi ha filtri da montarci sopra, step up ring e quant'altro. Vi lascio il link sempre anche di questo in descrizione. Questa struttura di lenti comunque dà una resa molto interessante. Ha una distanza minima di messa a fuoco di 34 cm che va benissimo per un obiettivo nato per la street, anche perché io sfido qualunque fotografo street ad avvicinarsi a 34 cm dal soggetto e va a fotografare. No, siamo ladri di immagine quando facciamo la street photography. Per cui è una distanza minima di messa a fuoco eccellente per un obiettivo di questo tipo, per l'uso che se ne può fare. È un obiettivo estremamente nitido, l'ho già detto all'inizio. A f2.8 già la nitidezza sui bordi è veramente, f2.8 è l'apertura massima ovviamente, è veramente, veramente, veramente buona. A3.6 meglio, ma a f4 già praticamente è completamente nitido da tutte le parti. Al centro ovviamente rimane sempre nitido, ma questo più o meno tutte le lenti in mercato fanno sta cosa. La distorsione dell'immagine è veramente minima, ma la cosa che mi ha veramente veramente stupito, e ho fatto un paio di prove, ma mannaggina, non soffre per niente di aberrazioni cromatiche. Ed è veramente strano, perché non lo avrei mai detto, una lente così piccola, tutto sommato economica per quelle sono le lenti Fuji, ma comunque no, come abbiamo detto prima. Veramente, veramente sconvolto dalla totale assenza di aberrazioni cromatiche, comunque da veramente una minima, cioè possiamo dire che non soffre minimamente di aberrazioni cromatiche. Quindi è tipo la lente perfetta. Se io facessi street, non la staccherei mai dal mio corpo macchina. La terrei sempre attaccata, che ne so, all'T20 per esempio, sempre messa là, così cammino via, ciao, fatto. Sempre. Perché è veramente una lente comoda, leggera, piccola, nitida, cioè senza aberrazioni cromatiche. Che cosa vogliamo di più dalla vita? Un Lucano! Bravo! Un Lucano! Un Lucano! Lucano! A chi consiglio quindi questa lente? Sicuramente sconsiglio, come ho detto all'inizio, assolutamente a chi vuole una lente pancake per far video, sconsiglio questa lente, perché per quello che costa non è assolutamente usabile per fare video, è sconsigliatissima. Per fare foto è assolutamente una lente, secondo me, da avere nel proprio parco ottiche, perché è una lente nitida, come abbiamo visto, bla bla bla, senza aberrazioni cromatiche. Ha una focale giusta che ci permette di lavorare sia nella paesaggistica, tutte le foto post prodotte, quindi non quelle usate per i test che vedete, sono state realizzate da un reportaggista, Gianluca Meduri, di cui vi linko il sito in descrizione. Lo avete già conosciuto se avete seguito la recensione del Viltrox e del Fuji, ve le lascio entrambe qua, da qualche parte. È una lente che straconsiglio a chiunque faccia fotografia. Ripeto, non sentirmi dire poi, è consigliato una lente che fa schifo, non si possono fare video. Non si compra per fare video questo. Cioè,
Comprate il 23 Viltrox se volete fare video, non 27 pancake. Come lo fate? Che dita avete? Cioè, si può fare. Bene, questa è la mia velocissima recensione del Fuji 27 mm f2.8 Pancake. Attenzione a non morderlo quando ce l'avete nello zainetto. Non è la merenda, ma è il vostro obiettivo perfetto per la street. Se questa recensione vi è piaciuta, lasciate un commento, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, ditelo ad amici e parenti da tutto il globo terracchio. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo Monkey Tech, sempre alle ore 12, sempre qui sul mio canale. Ciao, cipollini.